Podio tutto tedesco per il Lucania Film Festival, l'ambitaelle del miglior film per la sezione short fiction va a Bar in Wonderland del regista Karamizade. Miglior short animation va a Wind di Robert Yob, miglior soggetto fra i cortometraggi a The Swing in the Coffin Maker di Elman Imanov. La sezione lungometraggi, che aveva in gara due film ucraini, ha visto come vincitore It's Me di Anna Akulevich. Amore Oggi di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana vince come miglior film nella sezione Spazio Italia. Titolo di miglior attore al giovanissimo Danilo Esposito, che ha recitato nel corto Thriller di Giuseppe Marco Albano. Per la sezione Lucania Film Makers vince Ludovico, il racconto di Mariano Silletti. I luoghi del festival sono stati attraversati anche da diversi registi e attori di alcuni film in concorso provenienti da tutta Italia, ma non solo. Molti hanno raggiunto pisticci dall'Ucraina, dall'Iran, dalla Russia e dalla Francia, proiettando il Festival Lucano in una dimensione dal respiro internazionale. Dalla Francia sono giunti anche i 5 musicisti di The Moorings, cui sono stati affidati i titoli di coda di un'edizione del Lucania Film Festival che ha fatto il pieno di pubblico. Anche Alessandro Haber, ospite d'eccezione, è stato protagonista di un concerto insieme al quartetto Meridies, che ha reinterpretato e raccontato il tango argentino di Astor Piazzolla. È ritornato al Lucania Film Festival anche Carlo Infante, intellettuale e creatore di Urban Experience, che ha già tenuto a battesimo P-Stories, progetto di narrazione dal basso ideato da Ale Lammie. Presente poi anche il presidente del Lucania Film Commission, Paride Leporace, intervenuto nel corso della presentazione di Cinecarta, un progetto delle associazioni L'Albero di Melfi, Alle Lammie e Centro Tilt, pensato come strumento utile alle produzioni cinematografiche che operano in Basilicata. La 15ª edizione del Lucania Film Festival non poteva chiudersi senza un affettuoso saluto a Robin Williams, alla presenza di Silvia Scola, figlia del grande maestro Ettore, intervenuta anch'essa alla Kermesse. La ricchissima edizione 2014 conferma il percorso di crescita dell'evento di Alle Lammie, che l'anno prossimo punterà a innovare sostanzialmente il suo format.